Assessore Cisano, oggi si conclude il progetto Sorrisi che ha coinvolto 5 istituti comprensivi di tutto il territorio. Un'altra iniziativa che si inserisce in questa programmazione a sostegno della lettura e della scrittura creativa. Sì, quest'anno abbiamo investito all'interno della legge 2785, quindi la legge per il diritto allo studio, in diversi progetti che avevano alcune peculiarità essenziali: essere in rete, quindi coinvolgere le scuole di tutte le province e avere un aspetto anche, come posso dire, creativo che andasse ad incidere più che sull'educazione di tipo formale, dove i nostri insegnanti e le nostre scuole stanno lavorando quotidianamente in maniera magistrale, sulle attività invece non formali. E la lettura, la scrittura creativa è veramente un'attività che dà la possibilità ai ragazzi di imparare nuove parole, di mettere nero su bianco una parte di loro stessi, e mi piace farla oggi. Abbiamo deciso di fare oggi questa conferenza stampa di chiusura, che è il giorno che il MIUR, la Ministra Fedele, ha dedicato alla commemorazione di Don Milani, che è questa figura alla quale noi ci gemelliamo oggi, perché lui parlava di scrittura come atto di amore, di scrittura come atto di appunto cessione di una parte di se stessi, e farla insieme ai bambini, che purtroppo nel caso calabrese sono i bambini che leggono di meno, che alcuni dati ci parlano di competenze un po' più basse rispetto alle altre parti d'Italia. Noi cerchiamo di contrastare questi dati bassi attraverso la crescita, che sia personale, formativa e anche un po' creativa. Allora, il progetto ha coinvolto circa 120 ragazzi di 5 istituti comprensivi, quindi terza e quarta elementare di tutta la Calabria, e ha visto la realizzazione da zero di un ebook, dalla scrittura come autori fino all'impaginazione, la grafica, la realizzazione proprio del libro in digitale, quindi anche registrato l'audio, le voci, quindi la lettura automatica delle pagine. In una regione dove si legge pochissimo è stato anche un modo per avvicinare i bambini a questa pratica. Assolutamente sì, infatti noi partiamo comunque dalla lettura e poi arriviamo alla scrittura, e anche oggi regaleremo qualche libro alle scuole della collana Sorrisi per bambini.